Dovremmo esserci. Ciao Alberto e ciao Danilo intanto. Ok, eccoci qua ragazzi. Allora, benvenuti. TG della Sapienza Finanziaria, ore 18.04. Pochi minuti di ritardo, intanto saluto i presenti. Ciao Alberto, ciao Danilo, ciao Fabio, Fabione, Giorgio, Massimo, Samurai e Simone. Ciao ragazzi, ben arrivati, puntuali, complimenti. Ciao Massimo, ciao, ciao e grazie. Allora ragazzi, l'appuntamento con il nostro TG di Sapienza Finanziaria, andiamo a vedere un po' di notizie che arrivano dai mercati, così come vedete sullo sfondo. Questo consente a noi di fare un po' di didattica, certamente, che è un po' il condividere quello che è il nostro metodo, il nostro approccio ai mercati, e poi andiamo a vedere quella che è la nostra operatività in real time personale, ovvero se e di che tipo sono le operazioni che abbiamo in atto, in maniera tale che possiamo tranquillamente discutere. Che cos'è il nostro TG? Beh, è un appuntamento nel quale da settimana scorsa una mezz'oretta circa, perché la mezz'ora in più che dedicavamo prima a questo appuntamento, ho deciso di dedicarlo un pochino più a stretto giro ai nostri ragazzi della Sapienza Finanziaria, dei nostri percorsi formativi all'interno dei vari gruppi. E quindi ho deciso di tagliare proprio in due questo appuntamento per potermi dedicare mezz'ora, un pochino più nello specifico, un po' più da vicino ai nostri ragazzi. Qui si parla di trading, il trading online effettuato sui mercati finanziari, quindi una vera e propria attività in proprio, un'attività commerciale, un'attività imprenditoriale che come tale occorre certamente perseguirla. Cerchiamo di rendere il tutto estremamente semplice, come deve essere, non semplicistico, ma certamente è semplice, pur nella complessità della tematica, perché fare trading, ovvero imparare a fare un'attività a livello professionale, ovvero con costanza, con continuità, con competenze, ci vuole tempo, ci vuole dedizione, ci vogliono energie psicofisiche, ci vogliono delle ragioni vere, delle ragioni profonde, né più né meno come si affronta una qualunque attività in qualunque settore dal quale si voglia ricavare, tentare di ricavare del extra reddito o comunque dei benefici economici di un certo rilievo. Noi qui in questo appuntamento andiamo quindi a condividere quella che è la nostra parte, la nostra attività. Quello che non facciamo, naturalmente, è costituire un servizio di consulenza finanziaria, men che meno noi sollecitiamo al pubblico risparmio o investimento. Ci sono società preposte che si occupano di queste tematiche e quindi il nostro appuntamento è condividere le nostre riflessioni. All'inizio eravamo partiti con la volontà di dedicare questo spazio solo alle persone facenti parte del gruppo della Sapienza Finanziaria, poi invece abbiamo deciso nel tempo di allargare, no? Da lasciare una porta aperta anche a coloro che in qualità di ospiti e amici, che poi diventano amici, volessero vedere dal vivo, toccare con mano in concreto quello che noi siamo, quello che noi facciamo all'interno di questo gruppo. Per noi fare training è una parte di lavoro, certamente, oltre che una grande passione, e con questo appuntamento vogliamo dimostrare a chiunque abbia sano desiderio di apprendere e di imparare un mestiere, che questo mestiere si può imparare a farlo anche senza avere delle esperienze pregresse, senza essere
dei guru della finanza, anzi tutt'altro. Le caratteristiche che fanno funzionare questa attività sono altre che non le semplici, tra virgolette, semplici competenze in chissà quali. Ciao Vincenzo, in chissà quali settori. Ecco, questo è ciò di cui ci occupiamo in questa mezz'ora circa che dedichiamo alla nostra attività. E allora direi di partire immediatamente. Andiamo a fare un giro su quelle che sono su quello che è il calendario economico, anzitutto. Andiamo a vedere se riusciamo a farlo apparire. Ecco, dovreste vedere sullo sfondo il nostro calendario, il nostro che poi. Ciao Manuel, ciao ciao, ben arrivato. Ok ragazzi, anzitutto la giornata odierna, la nottata odierna principalmente, si è aperta, vedete qui, alle 4:30 stamattina con la decisione sui tassi di interesse per quanto riguarda la banca centrale australiana alle 4:30, questa importantissima decisione sul tasso di interesse, tassi di interesse che ormai da alcuni mesi la Banca Centrale Australiana ha deciso di lasciare praticamente inalterati. Se vado a vedere, è praticamente dall'agosto, forse anche di più, agosto, settembre, dovrei, sì. I dati sono rimasti praticamente invariati, la politica monetaria di questa importante banca centrale rimane quindi stabile, non ci sono scossoni di alcun genere e questo infatti è il dato che è uscito anche questa notte alle 4:30, la decisione sul tasso di interesse per quanto riguarda la valuta australiana. Rimasto inalterato al 1,5%. Per gli operatori che erano lì presenti in quell'area di pianeta e che si aspettavano questa importante notizia, andiamo a vedere quindi i dati, andiamo a vedere quindi la notizia che arrivano dai mercati, andiamo direttamente sui grafici, andiamo a vedere come, se e come hanno reagito gli investitori, gli operatori dei mercati a questa importante notizia. Eccolo qua in alto a destra. Andiamo un pochino su un time frame un pochino più strettino, così lo vediamo meglio. Ecco qua. Ore 4:30. Eccolo, vedete qua. Il prezzo di Australia dollaro. Australia contro dollaro americano quotava 0,7210. Lo vedete, gli operatori hanno preso certamente di buon occhio, hanno visto bene questa decisione di rimanere praticamente, lasciare praticamente inalterata la politica monetaria, quindi tassi di interesse fermi all'1,5%, talmente positivamente che sono partiti immediati gli acquisti di valuta australiana contro il dollaro americano, naturalmente. Vedete come da 0,72 e pochi spiccioli si è passati nel giro di pochi minuti a 0,7260, circa 50 pips, circa mezza figura di movimento che per il dollaro australiano è certamente un bel movimento. Quindi decisione da parte della Banca Centrale Australiana presa positivamente, accolta positivamente dagli operatori che si sono riversati in massa per acquistare la coerente valuta australiana dollaro. Ed è questa la notizia interessante. Quindi una continuazione di quella che è questa inerzia positiva ormai instaurata da alcuni giorni, oserei dire da alcune settimane, vedete una, due, tre, 4, 5, c'è stato un po' di lateralità, ma il trend è certamente, andiamo sull'orario, lo vediamo ancora meglio, vedete che un piccolo trend è ormai partito da quando ci fu quel crash notturno, no?
che aveva coinvolto anche il dollaro australiano. In realtà, anche tecnicamente, direi che il mercato si sta comportando in una maniera abbastanza consueta, qualcosa che è già visto, ovvero con l'idea, quindi la notizia che arriva dal mercato, appunto, che il mercato abbia trovato, gli operatori abbiano trovato un bel supporto, una bella base sulla quale costruire appunto un supporto. Vedete che quest'area di 0,68, 0,69, 0,70 era stata toccata, era stata testata già un paio di volte qualche anno fa, nel 2015, più o meno all'inizio e alla fine del 2015. Il mercato con questa falsa rottura conferma appunto la tenuta di questo pavimento, di questa sorta di supporto. E da quando ciò è accaduto, vedete che il mercato non è più andato a testare, come fa di solito, se possiamo dire, con le maggiori probabilità come scenario, andare a testare, a ritestare tutta questa fase di assorbimento che vedete qui sullo sfondo del mio schermo. Quindi, notizia piuttosto interessante, il mercato che ha dato la stura positiva di nuovo alla continuazione del trend rialzista di breve, con appunto questo favorevole accoglimento della decisione di lasciare inalterati i tassi di interesse. Sappiamo bene che tra l'altro l'Australia sia legata, no, a filo veramente diretto anche con la vicina Cina. L'Australia è una importante nazione esportatrice di materie prime, soprattutto con la Cina. La Cina è un po', si sta un po' confrontando con gli Stati Uniti d'America, con Donald Trump per la questione dei dazi. Se è quindi pensabile che se e quando le cose dovessero trovare qualche accordo un pochino più stabile, un pochino più solido, proprio il quadro tecnico di questa importante coppia valutaria, che è chiamata una delle commodity currency, l'Australia dollari, l'Australia dollaro, potrebbe veramente dare la conferma che questa è stata una falsa rottura e il mercato potrebbe trovare ulteriori appoggi per avere poi ulteriori spinte rialziste. Praticamente, quindi la notizia è che gli operatori hanno assolutamente confermato al momento attuale il rialzo. Tecnicamente, di nuovo, il mercato si è appoggiato a questo punto di lancio, a questo importante punto di lancio che molto probabilmente aveva fatto seguito a un'altra interessante notizia, vedete? Accelerazione rialzista, il mercato torna a ritestarlo e qui che trovo un bel supporto, quindi il test, fino a quando il mercato ce lo sta dicendo, no? La notizia che arriva è che fino a quando si rimarrà al di sopra di 0,71,90, 0,72, lo scenario previsivo più probabile è di una continuazione della spinta rialzista. Quindi notizia molto, molto interessante. Così come interessante, torniamo sul calendario economico. Eccolo qua. La notizia delle 10:30, così come molto spesso accade su quello che è la sterlina, quindi la sterlina inglese che è alle prese con tutta la situazione della Brexit, Theresa May ha le sue belle gatte da pelare. 10:30, l'indice dei direttori degli acquisti del settore dei servizi per quanto riguarda gennaio, il 50 è un pochino il dato spartiacque, atteso 51,1, il dato precedente 51,2, il dato è stato leggermente peggiore del previsto, quindi un indice dei direttori degli acquisti, quindi una leggera retrocessione, diciamo così, per questo dato, un dato peggiore del previsto, 51, dato uscito alle 10:30 di questa mattina per quanto riguarda, come spesso accade, la sterlina. Di nuovo, a noi poco importa quello che è il dato in sé, ma andiamo a immediatamente a vedere se e
e come ci sono state delle reazioni da parte dei mercati, che è poi quello che a noi veramente importa. Eccolo qua. Di nuovo andiamo sul time frame un pochino piccoli. 10:30 questa mattina. Vedete che il mercato ha sentito questa notizia dando, vendendo, quindi una reazione coerente a quello che è stato proprio questo dato. Ed è questa la notizia interessante, finalmente una reazione, diciamo, coerente a quelli che sono i dati che escono praticamente quasi quotidianamente. Andiamo a vedere sui time frame un pochino più alti cosa il mercato ci può dire. Noi da alcune settimane stavamo seguendo e avevamo anche goduto di interessanti rialzi da quando il mercato, ricordate, era rientrato all'interno di questa correzione di medio-lungo termine. C'erano state due tentativi di rottura verso il basso, ma poi vedete che il mercato era riuscito ad entrare con un deciso momentum, con tanta forza all'interno e il target fisiologico di questo movimento era ed è, continua ad essere, la parte alta di questa correzione. Senza se e senza ma, questo è il metodo, questo è lo scenario previsivo più probabile. Quindi accogliamo come per il momento un ritracciamento, una pausa del mercato che ha goduto di tutta questa spinta rialzista, in attesa di trovare nuovi supporti per andare a puntare a 1,3270, 1,3280, che è il massimo di questa correzione. Questo per quanto riguarda lo scenario previsivo più probabile, ma senza stare lì a fare previsioni, che noi le previsioni le facciamo, le notizie che arrivano dai mercati è che nel brevissimo periodo gli operatori hanno reagito coerentemente all'uscita del dato, dando la continuità a questo che è un ritracciamento appunto in atto dopo questo deciso rientro sul giornaliero nella correzione. Target fisiologico, se le cose vanno come molto più probabilmente potrebbero andare senza fare previsioni, ma diciamo così, sviluppando uno scenario previsivo per poi andare a vedere se e come il mercato lo rispetta, questo dovrebbe essere lo scenario previsivo per quello che si è visto nel passato del mercato. Rottura decisa di una fase di correzione, rottura che si è rivelata falsa, quindi potenziale nuova accelerazione che c'è stata verso l'alto e target fisiologico, i massimi della correzione. Quindi, secondo quello che è il metodo, questa spinta ribassista che è continuata con appunto i dati di oggi, con la reazione dei mercati, da inquadrare come un ritracciamento prima di ripartire verso la spinta di nuovo rialzista. Questo come scenario previsivo, non è una previsione che noi non possiamo permetterci di farle. C'era una notizia interessante anche per quanto riguarda, mi pare ancora oggi, il dollaro americano, esatto, alle ore 16, un indice non manifatturiero peggiore del previsto. Andiamo a vederlo. Dovremmo riuscire a vederlo adesso sullo sfondo. Eccolo qua, alle ore 14, indice non manifatturiero. Per quanto riguarda in questo caso il dollaro americano, alle ore 14, un dato precedente un 58, 57,2 atteso. Il dato reale concreto che è uscito è un 56,7, quindi un dato peggiore del previsto. Andiamo a vedere se e come arrivano notizie da parte dei mercati, come ha reagito il mercato su questa importante notizia. Andiamo a vedere la coppia principale, quindi euro contro dollaro americano.
Eccolo qua. Andiamo di nuovo su time frame un pochino più stretti. Notizia uscita alle ore 16 e di nuovo vedete che il mercato ha praticamente nel breve non ha certamente dato notizie di sé, ma nel corso della giornata interessante la continuazione che ormai di tutte di ieri e anche della fine di settimana scorsa di ribassi per quanto riguarda una sorta di micro trend rialziste che si è venuto a instaurare. Quindi la notizia delle 16 non ha portato interessanti notizie per quanto riguarda la continuazione, quindi questo lo lasciamo praticamente lì così com'è. Anche qui siamo in presenza di un test, quindi anche a livello didattico, test di un'area importante, punti di lancio assolutamente importanti. Come vedete bene qui, guardate la giornata dei non farm payrolls, tra l'altro settimana scorsa ragazzi, venerdì, non farm payrolls che avevano creato notizie dai mercati, grande erraticità, ma poi si è dato la continuazione ad andare a tentare di ritestare proprio questa base di supporti. Quindi a livello didattico vale davvero la pena andare ad osservare se che tipo di risultante ci sarà su quest'area? Praticamente 1,14, 1,14 e 10. Al momento sembra che questo mercato il supporto lo stia sentendo. Questo è un time frame H1. Vedete che nello specifico dei time frame un pochino più piccoli sembra che il mercato abbia creato, stia creando dei pattern di esaurimento, ovvero spike e poi consolidamento sugli stessi, li vedete qui. Quindi spike di diminuzione di momentum con i compratori che iniziano ad entrare sul mercato, nuovo spinta ribassista, ma vedete candele a corpo molto più deciso delle spike qui sopra e quindi classico pattern di esaurimento della spinta ribassista. Quindi sembrerebbe che davvero il mercato notizia, questo sì importante, interessante, stia tentando di costruire dei supporti proprio su quest'area. Del resto, sempre a livello didattico, ragazzi, guardate il 4 ore di questa coppia euro-dollaro, come sia assolutamente, almeno fino alle 4 ore precedenti, era in divergenza di continuazione rialzista, anche di tipo complesso, vedete, punti di rotazione che si formavano a prezzi di volta in volta superiori, ma oscillatore che faceva vedere un film assolutamente diverso. Quindi il tentativo del mercato di trovare dei prezzi da scambiare come supporto. Siamo proprio qui, guardate, questo minimo di questo micro trend e questo punto di lancio che è qui che proprio ci dice qui potrebbe esserci una base di supporto. È su questa, visto che siamo ormai quasi in chiusura, è su questa idea che personalmente, quindi siamo nella terza parte, sono in acquisto di questa coppia con gli stop loss naturalmente sotto i minimi dell'oscillazione, della divergenza. Sto provando quindi, per quella che è la terza parte del nostro TG personalmente, a comprare euro contro dollari americani proprio sulla scorta di questa divergenza di continuazione che per chi ci segue sa bene che sia uno dei nostri metodi di lavoro. Abbiamo shortato questa coppia di nuovo, lo ricordate, settimana scorsa con interessanti profitti, laddove avevamo parlato di una flag di tipo ribassista. Nel breve interessava molto questa cosa della divergenza di continuazione, quindi ecco, questa è la condivisione. Vediamo se c'è qualcuno brevemente che vuole aggiungere qualcosa di quello che abbiamo detto o che magari è a mercato e desidera condividere la sua operatività, me lo può naturalmente confermare in chat. Andiamo a vederla insieme. C'è qualcuno
che è a mercato, ragazzi, di voi al momento? Emanuele con sterlina yen. Emanuele, sei riuscito a sistemare la tua situazione con i tuoi microfoni e quant'altro? Sì, ok, allora proviamo una cosa veloce, andiamo a vedere di trovarti. Eccoti qua. Eccoti, ciao Emanuele. Dovresti riuscire a togliere il. Vediamo se riusciamo a toglierti il microfono, la condivisione. Eccoti qua. Vediamo se riesco a. Perché non ti sentiamo. Prova a parlare. No, personalmente non ti sento. Ti vedo, ma non ti sento. No, ancora no, Emanuele. Voi lo sentite, ragazzi, dall'altra parte? Infatti, non sentiamo. C'è Claudio che ci sta dicendo che anche lui è mercato. Long sul dollaro americano contro il franco svizzero. Quindi lo specchio praticamente dell'euro dollaro. Io sto comprando euro dollaro, lui sta comprando dollaro franco svizzeri. Anche Massimo ha questi problemi. Ok, Emanuele, non riusciamo veramente a sentirti, quindi per il momento andiamo da Claudio, anche non sono solo io, Emanuele, ti confermo che anche i nostri amici presenti qui hanno questo genere di problemi, non ti sentono. Andiamo da Claudio a vedere. Prova a smanettare un po' intanto, Emanuele. Un saluto a Claudio intanto. Ciao Gian, ciao a tutti. Ciao, ben ritrovato. Ciao, 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 ciao. Ci Dunque dicevi? io Emanuele lo vedo bene, ma non lo sento. Infatti, nemmeno io. Nemmeno noi, nemmeno altri. Va bene, ad ogni modo, dunque Massimo intanto ci conferma di aver shortato sterlina sul dollaro americano. Interessante, ma anche lui ha problemi di connessione con il PC e quindi non riusciamo a essere dei suoi. Claudio, dici? Dunque, allora, io sono entrato, ho detto USDCHF, sono entrato oggi su questa candela qui che ha rotto questa resistenza, si è segnata in blu perché la considero una resistenza abbastanza importante di risparmio e cosa, ma al solito vado a vedere indietro nel tempo se alcune volte ha pestato, cioè ha lì i prezzi hanno sentito un qualche cosa o come supporto o come resistenza. Qui la candela Aikinashi, io sto usando queste, l'aveva superato, a mio avviso, abbastanza bene. Sono entrato in questa, adesso sta lievemente ritracciando. Vediamo come si mette in futuro. In questo caso sono entrato a mercato direttamente. Di solito io entro o a mercato oppure con uno buy stop o sell stop a seconda del verso. Ad esempio, ho messo un ordine in questo caso di uno stop di un'altra cosa che Lui scartabella tutte le sue dati, tutte le sue scartoffie. Ah no, no, non ce l'ho qui. Allora, che è? Dollaro neozelandese yen.
Qui avevo visto un momento un po' meno favorevole e allora gli ho messo un buy stop al di sopra di questo, 10 pip al di sopra di questo massimo o di questo massimo, tanto più o meno sono uguali, e vediamo se lo piglia oppure no. In genere uso come indicatore di momentum questo qua di sotto che è il vortex, non altro che un indicatore di momentum molto semplice da guardare. Se è verde vuol dire che il momentum è verso l'alto, se la parte verde è sopra quella rossa, bene, se invece quella rossa è sopra quella verde vuol dire che il momentum è verso il giallo. L'altro indicatore che c'è sotto, già detto, la DX mi dà semplicemente un'informazione su quanto il trend possa ancora essere significativo. Se la DX è al di sotto del 20, vuol dire che il trend, cioè che siamo più in fase più laterale. Se la DX è al di sopra ed è crescente, in genere vuol dire che il trend è un pochino più sostenuto. 20 per quel che riguarda Forex, per quel che riguarda gli indici, 25 per quel che riguarda le azioni. Ho capito. Massimo ci stava dicendo che dollaro franco svizzero sul weekly è sul settimanale in un'area di interessante resistenza. A volerlo Dollaro andare a vedere. franco svizzero su. Sul settimanale dice che si trova su un'area di resistenza piuttosto interessante. Vero, vero. Cioè Tutta anch'io quella area lì. questo è il weekly, sì. Diciamo che questa parte qui, quella che io in genere qui la segno come una linea, perché è più comodo, però non è mai una linea, un'area di Vero. resistenza, come dice il nome, è un'area e non una linea. Quindi sì, Ottimo. senza dubbio, è vero, è vero. Laura Vediamo che adesso come girerà qua sopra. infatti, Laura che è probabilmente entrata da poco ci chiede se ci saluta, se è iniziata da molto. Sì, in effetti abbiamo iniziato alle 18 come al solito. Da un paio di occasioni abbiamo deciso di non dedicare più un'ora, ma più o meno mezz'ora al nostro appuntamento B di un giorno alla settimana, perché ho deciso che quest'anno voglio dedicare un pochino più di tempo anche ai nostri ragazzi che sono appunto agganciati alla sapienza finanziaria e studiano il training qui da noi, quindi fare un po' il giro sui vari gruppi per vedere se posso dare il mio piccolo contributo. Quindi a breve, Laura, chiudiamo. Giusto. Quindi ok Massimo, ok Claudio, perfetto, perfetto. Quindi long USDCHF e interessante qualcosa sul Kiwi detto, sul NZD, scusami. Questo è un bar stop, vediamo se lo prendo Ah, qui. esatto, ottimo, ottimo. Poi abbiamo ancora Massimo che ha problemi di connessione, quindi non possiamo passargli lo schermo, che però ha fatto un'operazione short su sterlina dollaro. Magari ne parliamo settimana prossima, ne parliamo venerdì prossimo, quindi andremo proprio a vedere. Emanuele che è rimasto purtroppo in stand-by perché non riusciamo a sentirlo in qualunque modo. Ma siamo sicuri che presto o tardi il problema lo andiamo a risolvere anche con lui. Ragazzi, di nuovo grazie. Quindi abituiamoci a questa nuova velocità per chi vorrà continuare a rimanere con noi, ovviamente. L'appuntamento è per venerdì prossimo. Le tematiche sul mercato sono, come vedete, sempre tante. Le occasioni di trading sono sempre numerose. Mi raccomando, testa a posto, sights a posto. Ah! Claudio, sai che Massimo mi ha mandato un libro in formato digitale, penso che inizierò a leggerlo a breve, non mi ricordo come si chiama, accidenti, poi te lo dico, quel libro che stava leggendo anche lui, com'è che si chiama? Vediamo se arrivo Massimo e me lo dice. Sì, infatti, Emanuele, riproviamo. Venerdì, com'è che si intitola quel libro lì, Massimo, che mi hai prestato? Che...
Van Keitarp. Esatto. Un libro che parla di trend. Sì, è vero, è uno abbastanza conosciuto, non credo di aver mai letto niente di suo. Nemmeno io, sono proprio curioso di vederlo. Sembra interessante sì, diventare finanziariamente indipendenti. Per chi fosse interessato, Van Tarp, diventare finanziariamente indipendenti. Perfetto, quindi benissimo, benissimo. Ok, Emanuele, ok, grazie a te. Dai ragazzi, ci sentiamo venerdì. Buona continuazione, buon training, buon studio. Grazie a tutti voi che siete stati in nostra compagnia. Ciao Claudio, ciao Max, ciao Emanuele, ciao a tutti voi. Ciao, grazie Ciao, ragazzi. grazie a tutti, grazie a Ciao, voi. ciao, ciao, grazie infinite. Ciao, 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 ciao.